Buonasera, buonasera e bentrovati ad un nuovo numero di Virtus Style, puntata più che mai calda perché le vicende delle ultime ore tali sono. Il campo ha dato risposte importanti dopo la svolta tecnica e l'avvento di Primo Maragliulo, ma si attendono ulteriori verifiche a partire dalla gara di sabato contro il Modena, ma chiaramente tengono banco anche le voci che ormai non sono più tanto tali, ma sono situazioni sempre più concrete relative al la cessione della società, in particolare il nome è quello di Stefano Bisogno, che ormai i tifosi della Virtus Lanciano stanno imparando a conoscere, perché insomma le varie testate si stanno occupando molto di questa trattativa. Evidentemente in fase avanzata c'è anche la soluzione Antonio Esposito, che in Abruzzo abbiamo conosciuto perché per alcuni mesi è stato il presidente del Giulianova, poi l'esperienza si è conclusa dopo pochi mesi, ma sembra essere un po' più indietro in questa trattativa proprio Antonio Esposito, il grande favorito ad ottenere le quote societarie, e appunto Stefano Bisogno. Parleremo di questo e vi invito sin da ora a scriverci usando i nostri sistemi principali o gli sms al 392-623-7060 oppure tramite WhatsApp al 392-984-630, eccolo qua, 98-94-630 per essere precisi. Potete scriverci tramite WhatsApp, tramite gli sms, se volete potete twittarci su hashtag TV6 o potete scrivere sulla nostra pagina Facebook, perché vogliamo sapere cosa ne pensate appunto di questa trattativa, cosa ne pensate insomma di quella che può essere questa svolta societaria, e magari cosa ne pensate anche da un punto di vista tecnico, se questa squadra così com'è e dopo la partita di Vicenza può arrivare al traguardo della salvezza. Vado a presentare i nostri ospiti, saluto e ringrazio Renzo Valbonesi, ex giocatore del Lanciano. Buonasera Renzo. Buonasera a voi. E buonasera Francesco Coltellessa, presidente della Vis Lanciano Calcio a 5. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie, grazie Francesco. Parleremo con voi, parleremo anche con Alessio Giancristoforo, il normale padrone di casa che ritroverete dalla prossima settimana. Io lo vado a salutare in collegamento da Roma, forse non è neanche da solo. Buonasera Alessio. Alessio, ci senti? Probabilmente non ci sente Alessio, allora tra poco cercheremo di approntare il collegamento. Sento dei rumori di fondo, quindi comunque il collegamento è attivo. Probabilmente stiamo cercando un po' di risolvere qualche situazione audio che fino a poco fa sembrava alquanto risolta, però insomma tra poco ascolteremo anche Alessio, che ripeto dovrebbe essere non da solo ma in buona compagnia. Intanto vado subito dai nostri ospiti, perché all'inizio di questa trasmissione vogliamo dedicarla proprio a questa vicenda della cessione societaria. C'è Stefano Bisogno che sembra essere in vantaggio in questa trattativa, nelle ultime ore è sbucato anche il nome di Antonio Esposito. Tra l'altro chiariamo che abbiamo provato ad approntare dei collegamenti telefonici con entrambi, ma entrambi hanno declinato, anche se sono stati entrambi molto cordiali. In particolare Antonio Esposito ci ha detto che l'incontro che doveva avere oggi è saltato, e ha detto, parole testuali, probabilmente io con il mio gruppo sono arrivato un po' tardi in questa trattativa. Eccolo qui Antonio Esposito, ai tempi della breve presidenza del Giulianova. Queste, se non sbaglio, sono le immagini della sua conferenza d'addio al Giulianova. Ha detto: probabilmente sono arrivato tardi con il mio gruppo, e insomma ha declinato per questo motivo, perché non avrebbe avuto molto da dire. Comunque l'interesse c'è stato, e chissà se non dovesse saltare qualcosa all'ultimo momento nella trattativa con Bisogno, potrebbe riaprirsi più concretamente la pista Esposito. Vediamo anche una foto di Stefano Bisogno, imprenditore edile di Cava dei Tirreni, che ha già fatto calcio, però nel mondo dei dilettanti, in dimensioni certamente inferiori rispetto a una squadra di Serie B. Eccolo qui, peraltro nelle ultime ore si è saputo che l'intermediario, l'uomo che ha fatto da tramite in questa trattativa, è un personaggio molto noto al calcio abruzzese, ovvero
Vittorio Galigani, ex direttore tra gli altri del Pescara, ex direttore del Taranto, personaggio che peraltro recentemente si era anche riavvicinato al Chieti quando ci sono stati problemi della società guidata allora da Walter Bellia, poi però non se ne fece nulla né circa il suo avvento né l'avvento del tecnico Gabriele Morgante, poi insomma si presero altre strade. Però insomma questo è un po' il quadro della situazione e nelle prossime ore, magari anche domani, potrebbero esserci ulteriori svolte e pare che possa essere a Lanciano anche in concomitanza con la partita di sabato al Biondi contro il Modena. Staremo a vedere. Intanto parto da Francesco Cotellessa. Che idea si sta facendo, mettendo un po' insieme tutti i pezzi che stanno venendo fuori negli ultimi giorni? Sì, guarda, sicuramente abbiamo visto cosa è accaduto fino ad oggi con... Scusami Francesco, vedo Alessio Gian Cristoforo, allora io provo subito ad andare a Roma da Alessio. Buonasera Alessio. Buonasera Andrea, buonasera da Roma, questa sera grazie al maestro Pietro Ferrante, tra l'altro un tifosissimo ad hoc rossonero. Siamo riusciti ad intercettare il senatore Antonio Razzi. Buonasera senatore. Buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera senatore. Qui si parla di Lanciano. Siamo a Roma, il momento del Lanciano non è brillantissimo in questo particolare momento storico. Ma c'ha tutto il tempo di riprendersi e di salvarsi, perché ha tutte le capacità. La direzione è una bravissima direzione che io conosco e sicuramente... da buon lancianesi sicuramente si rifaranno e sicuramente si salverà. Senatore, questo momento del Lanciano, tra Lanciano e Pescara quest'anno in Abruzzo, come sta vedendo queste due compagini? Ma sicuramente danno popolarità all'Abruzzo. Questa volta sono stato una volta invitato lì a Lanciano al derby. No. Contro il Livorno e abbiamo vinto 2-1. Io spero quanto prima col maestro qui, il maestro Pietro Ferrante, di ritornarci e di portare fortuna un'altra volta a Lanciano, perché fa bisogno un po' di fortuna, perché anche nello sport ci vuole fortuna. Allora senatore, credo di poter interpretare il pensiero di tutti i lancianesi: se il senatore Razzi porta fortuna, da Modena in poi sempre in casa presente. Io spero, in base compatibile con i lavori che ho e degli impegni che ho, altrimenti vengo volentieri, perché Lanciano è una bellissima città, anche se qualche volta hanno detto che io, qualcuno aveva un po' criticato, ma io Lanciano lo conosco bene e lo amo, e ci ho portato anche svizzeri in visita a Lanciano. Oggi ci troviamo qui alla festa di Taiwan, diciamo al capodanno cinese, come si chiama, è qui proprio dall'hotel Roma a Roma, vedete, fa gioco di parola, siamo qui diciamo in pensiero per il Lanciano. Qui dentro noi siamo, io e il maestro siamo lancianesi, anche qui a Roma pensiamo a Lanciano. Andrea, queste le parole del senatore Razzi. Sì, un attimo Alessio, al senatore puoi chiedere se la visita in Corea del Nord è stata realmente spostata, posticipata. Lo frequenta sempre, maestro, momento non è brillantissimo per il Lanciano, si parla anche di questo cambio al vertice. Cambio al vertice non credo, perché i Maio sono... amano la Virtus e non credo che abbandoneranno in un momento così particolare. Hanno fatto grandi sforzi, sono bravissimi, società sana, e stanno credendo ai giovani nuovi e senz'altro arriveranno i risultati. Momento però, dal punto di vista dei risultati, si è invertita la tendenza con Primo Maragliulo. Adesso... Ma sì, ma anche dovuto al lavoro che ha fatto il tecnico di prima. Adesso non bisogna sputare mai nel piatto dove si mangia, e i Mai non l'hanno mai fatto, e così penso anche i tifosi. Ce la farà il Lanciano. Ecco, da Modena in poi bisogna solo vincere. Vincere, avere pazienza e fiducia. E poi avere fiducia anche del bravissimo Di Francesco. Ho visto il gol che ha fatto
mi ricordava Maradona, veramente è stato un capolavoro. Complimenti, è un figlio di un grande maestro del calcio che oggi allena il Sassuolo, Eusebio Di Francesco, e veramente faccio i complimenti, veramente un gol eccezionale, tipo alla Maradona. Può solo crescere questo Lanciano? Ma sicuramente, ci hanno tanti giovani, sicuramente il nuovo tecnico è con il presidente Di Maio, perché è un grandissimo personaggio per Lanciano e credo che tutti i lancianesi lo dovrebbero tenere a cuore, perché è anche un grande immobiliarista. Io penso che sicuramente riuscirà a salvarsi, ma dovrebbero essere tutti i lancianesi uniti. Io, Andrea, mi riprendo la linea, congedo solo momentaneamente il senatore Razzi. Sì, guarda Alessio, solo una domanda al senatore, se è stata effettivamente posticipata la sua nuova visita in Corea del Nord, visto che spesso lui è ospite in Corea, se può confermare questa cosa, viaggio posticipato della delegazione in Corea del Nord. Allora la musica lancianese del maestro Trapasso, Alessandro Trapasso, andranno ai primi di aprile, l'11 aprile devono essere lì perché c'è la settimana musicale, loro andranno. Io purtroppo sono impegnato al Senato e non posso lasciare 10 giorni il Senato, andrò alla fine di agosto. Bene. Però ecco, almeno c'è un gruppo di musicale di Lanciano che rappresenta tutto l'Occidente, perché la prima volta che una musica occidentale va a suonare alle settimane musicali di Pyongyang. E poi, essendo abruzzese e addirittura lancianese, un motivo in più per essere orgogliosi e orgogliosi anche di questi musicisti. Grazie. Insomma, Andrea, questa sera si è vestito perfettamente da Frentano d'Occhi, il senatore Razzi. Non so se allo studio... Sono nativo della provincia di Chieti. Esatto, quindi sono nativo di Giuliano Teatino. Andrea, non so se anche gli ospiti in studio, se Francesco per esempio ha qualche interesse. Avete delle curiosità per il maestro, per il senatore Razzi? Ma io, vabbè, una domanda a Razzi la posso fare, perché mi incuriosisce sapere se per lui, è anche una battuta, è più importante la Corea o tornare a vedere il Lanciano qui, diciamo, come dice lui, salvo e vincente. Beh, io, per me è più importante che il Lanciano si salva e rimane in Serie B, questo sicuro. Grazie senatore. Preferisco andare una volta in meno in Corea, ma avere il Lanciano in Serie B. Questa è bella, questa fa effetto. Fa effetto. Puoi tornare, Alessio, puoi tornare. Va bene, Alessio, noi allora, non so se il senatore Razzi sulla trattativa che insomma sta portando avanti la famiglia Maio con Stefano Bisogno vuole aggiungere qualcosa, se sa qualcosa in più, qualche dettaglio. Glielo chiediamo subito, c'è questa trattativa in corso, si paventa questa trattativa in corso per la cessione societaria, ci sarebbe Stefano Bisogno, che è un imprenditore campano, pronto a subentrare appunto alla cordata Maio, a prendere in mano la Virtus Lanciano, come la vede lei, senatore? Io penso che tutti i lancianesi dovrebbero stare vicino a Di Maio e quasi quasi obbligarlo a restare, perché è un simbolo, Di Maio è un simbolo di Lanciano. Io penso che ha fatto molto per la società di Lanciano e tutti i lancianesi dovrebbero essere vicini a questo presidente che ci ha messo anima e corpo per tenere il Lanciano, per portarlo in Serie B e per farlo rimanere vari anni, e speriamo che anche quest'anno rimanga in Serie B e con Di Maio presidente. Andrea, insomma, lo abbiamo fatto intervenire su vari aspetti, io certo. Ti ridarei la linea, poi ci sentiamo per le prossime considerazioni proprio qui da Roma. Però va bene, ti aspetto tra circa 5 minuti per parlare anche te di questa trattativa, intanto faccio un giro con i nostri ospiti, va bene? Perfetto, grazie al senatore Razzi e al maestro Pietro Ferrante. Grazie. Okay. Ciao, ciao. Grazie. Salutiamo e congediamo il senatore Antonio Razzi e il maestro Pietro Ferrante. Torno dunque all'argomento da dove sono partito. Avevo interrotto Francesco che stava facendo le prime considerazioni. Sì, no, dicevo che tu mi chiedevi giustamente quale potrebbe essere l'atmosfera che si respira in questo momento
Io ti posso dire, parlo per me, penso di prendere una buona percentuale di Lancianesi. Noi siamo molto legati a un concetto di territorialità, come proprietà della società. Questo non perché siamo campanilisti, ma perché vediamo la società di calcio come un sentimento, come un'espressione del nostro territorio. Anche perché l'esempio di extraterritorialità che abbiamo avuto in passato come presidenza, certo, non ci fa stare tranquilli. Adesso, senza fare nomi, ma tutti sanno cosa è accaduto a Lanciano nel breve Nell'epoca di passato. Stanislao, lo Esatto, dico nell'epoca io. di Stanislao. Adesso ci chiediamo tutti quanti, sempre restando fermi che tutto ciò che si sente sia vero. Perché se non è vero quello che si sente, è inutile stare qua a fare considerazioni. Però nel momento in cui sappiamo che c'è un imprenditore Ecco, edile. questo amico da casa, un SMS, un film già visto anni fa, prima ci ha scritto Esatto. anche il giudice Giampiero Cancelli, che poi ascolteremo nella rubrica Contraccambio i saluti di Giampiero. Esatto. Allora, io mi chiedo qual è Il l'interesse Lanciano agli di. Abruzzesi, qual è Qual è l'interesse? l'interesse? Cioè, mi chiedo, anzi mi pongo dal punto di vista di un lancianese da Certo. tifoso, qual è l'interesse che ha un imprenditore che viene da fuori per prendere la società del Lanciano? O quantomeno non ce ne sono altri nel nostro territorio che potrebbero fare questo, quindi vuol dire che questo imprenditore, tra virgolette, è più potente a livello economico di tutto il resto dell'Abruzzo o è più appassionato? Potrebbe essere anche un più appassionato. Una cosa è certa, che se Maio ha veramente deciso di lasciare la squadra, l'ha deciso perché dal punto di vista economico deve risolvere alcune problematiche da Certo, imprenditore, giustamente, certo. alcune problematiche che ha in seno alla sua proprietà. E questo gesto potrebbe, secondo me, essere visto come un gesto anche di onore, quindi per mantenere questa società a certi Certi livelli. livelli, certo. Per Però garantire una secondo me, per continuità garantire una continuità, dell'attività però secondo me calcistica. uno sforzo in più deve essere fatto in un Prima un amico certo da casa, controllo un amico. a chi si lascia Controllo, dici. un Allora, prima controllo. ecco ancora Giampiero che saluto, ci ha mandato questo WhatsApp con un selfie con un amico. In precedenza un altro amico da casa ha scritto: ci vorrebbe l'azionariato popolare. Tu Sì. poni l'attenzione, Francesco, su un eventuale controllo da fare nei confronti di chi arriva. Ci sarebbe anche il rischio un po' di disincentivare l'acquisizione, però è chiaro che i tifosi del Lanciano vogliono sentirsi un po' tutelati della figura che andrà a rilevare, se la trattativa Sì. andrà in porto, la società. Però voglio sentire anche Renzo Valbonesi, anche lui, insomma, che idea si è fatto. No, l'idea, diciamo più o meno, è quella di sempre, nel senso che chi ha possibilità ci può anche stare, magari poi non ha la passione del calcio. Allora, questi sono i discorsi che si fanno inizialmente, poi dopo la gente vuol vedere i risultati in campo, cioè le altre cose interessano poco. Ma da una parte c'è da essere anche un po' ottimisti, perché se ci sono tutti questi acquirenti, non so, staremo a vedere un po'. Addirittura prima il signor Esposito ha detto che è arrivato in ritardo, quindi un buon segno. Spero che vada a finire bene questa trattativa, anche perché se ci sono delle trattative del genere vuol dire che i Maio a questo punto o hanno qualche difficoltà nel mantenere la squadra oppure hanno deciso di mollare. D'altra parte loro hanno fatto un loro ciclo di 8-9 anni, quanti anni sono? E quindi può darsi che siano Il arrivati anche momento di loro. una cessione societaria viene contraddistinto normalmente dall'entusiasmo di chi acquista. È anche vero che chi dovesse acquistare Bisogno, Esposito, chi per loro, la società, qualora ci sia poi questa compravendita, dovrà rispondere, penso, all'interrogativo che sarà loro posto intanto dalla piazza. Perché acquistare la Virtus Lanciano? Perché se viene fatto da un imprenditore del posto che ama i colori della Virtus Lanciano, che ha degli interessi anche a Lanciano e dintorni, sarebbe tutto più naturale. Nel momento in cui arriva un imprenditore che svolge la sua attività
fuori da questo contesto. Allora uno si chiede come mai l'esigenza di buttare sul piatto tutto questo capitale, solo perché si è appassionati di calcio? Oppure ci sono altri interessi? Se sì, quali sono? Sono queste le domande che normalmente vengono poste, soprattutto quando le persone che acquistano, gli imprenditori che acquistano, vengono da fuori. E penso che il tifoso medio del Lanciano ricorda come quando ai tempi la società fu acquistata, l'allora SS Lanciano Calcio, da Di Stanislao, evidentemente c'era una situazione in atto di difficoltà che poi le persone che sono venute dopo non hanno sanato, anzi poi si è arrivati ad una situazione ulteriormente patologica. Non stiamo dicendo che sarà necessariamente così, però il ricordo corre subito a, come no, ma a secondo quegli episodi. Me, allora, secondo me, sempre prendendo per vera questa trattativa... ormai è uscito allo scoperto anche lo stesso bisogno. Sì. Però sai meglio di me che oggi come oggi siamo tutti un popolo di illusi e delusi, perché ci vediamo sfumare all'ultimo momento un qualcosa che ci è stato promesso e quindi siamo tutti un po' fermi e certo, preoccupati. Però l'unica cosa che mi viene per giustificare a me stesso un ingresso di un imprenditore che in questo caso è bisogno è un certo, diciamo, studio. Tale imprenditore si è potuto fare una certa pianificazione che si è potuta fare in merito a quello che si è cercato di portare avanti, che se poi si è arrestato, che è tutto ciò che è edilizia, come nuovo stadio, i campi di allenamento, quindi un qualche cosa che verrà dopo il pianificato, perché certo, se mi metto a pensare al valore intrinseco della squadra in sé per sé e vedo tutti questi prestiti, non è che abbiamo un valore, e quindi un valore reale. Sono pochissimi i giocatori, sono pochissimi i giocatori di proprietà che... voglio dire, non vedo questo, vedo più. E questo è giusto per un imprenditore, se lui riesce a creare un suo tornaconto che riesce a rimettere sulla città e sulla squadra, siamo tutti felici. Poi non voglio pretendere per forza la passione vera e propria. Cosa però che... insomma, la passione per il calcio bisogno ce l'ha, perché lui fa il presidente anche in realtà dilettantistica in campagna, se non ricordo male il nome, la Vis Montorese, quindi comunque è una persona molto vicina anche da quello che lui ha fatto trasparire sul suo profilo Facebook, cioè è una persona che è molto legata al mondo del calcio sin da quando era piccolo, quindi questo legame c'è. Va creato evidentemente un legame affettivo anche con la piazza di Lanciano, ripeto, sempre se poi tutto andrà. Se tutto andrà, darsi che sia semplicemente passione, perché d'altra parte Napoli non è che sia poi così tanto lontano. Certo. Tanti altri presidenti si vive molto di calcio. Lui ha questa passione, cioè bisognerebbe chiedersi nel momento in cui non c'è la quadra a livello economico, come prendere i Maio volenterosi di cedere nel momento in cui non cedono, e quindi come prendere questa società in futuro, cioè noi tifosi come la prendiamo questa società in futuro a questo punto, se non avviene questa cessione, perché siamo incerti sia cosa vorrà fare bisogno nel momento in cui releva la squadra, perché non abbiamo programmazione per il futuro, e sia cosa vorrà fare mai nel momento in cui non la cede. Certo. Io penso che la prima cosa da mettere sul piatto è la salvaguardia e la prosecuzione dell'attività calcistica di questa società. La retrocessione può far parte anche del gioco. Certo. Qualcuno deve retrocedere, ma non è detto che sia la Virtus Lanciano anche a giudicare dall'ultima partita. Però l'importante è garantire un futuro. Ma io sto tranquillo in perché Grazia ha detto che non retrocediamo. Poi Lega Pro, poi c'è la benedizione. C'è la benedizione del senatore. Volevi aggiungere qualcosa, Renzo? No, ma ce l'ha detto Razzi. No, non è quello. Io sono fiducioso più che altro vedendo l'ultima partita, certo, dove l'allenatore non poteva fare tanto perché è arrivato da 3-4 giorni, però ha fatto una cosa molto importante. Ha indovinato la formazione, perché quello che si deve fare in queste circostanze qui è solo quello di indovinare la formazione, ma l'ha indovinata anche perché capisce di calcio, perché Maragliulo
è un pezzo che sta nel giro del calcio, sì. Non ha i capelli nemmeno lui, quindi è tanto tempo che sta lì. E Pasquale quindi... Netturbino dice, ci saluta e poi dice si salverà occhi chiusi. Ciao Alessio, da Pasquale Netturbino, forza Virtus Lanciano. Avevo visto un attimo Alessio alle mie spalle, ci sta ascoltando, c'è la possibilità di interagire? Sì, ecco, ora... rivedo Alessio. Alessio, allora vuoi dire la tua, tu con il maestro, insomma, circa questa trattativa, insomma, cosa pensi? Tu hai avuto modo anche di comunicare con lo stesso Bisogno in qualche modo, mentre ora vedo una tavola rotonda imbandita con tanto di brindisi con il senatore Razzi nelle vicinanze, sì, anche belle presenze. Alessio, cosa pensate, insomma, di questa Andrea. Trattativa? Sì. Eccoci, sono qui con il maestro Pietro Ferrante, al quale volevo chiedere segnatamente, visto che lui è di Castelfrantano, originario di Castelfrantano, il paese di origine della famiglia Maio, il maestro è anche amico di famiglia della famiglia Maio, maestro, che cosa pensi anche di questa cessione? Si è parlato tanto, è intervenuto Bisogno, sono intervenuti tanti personaggi in questo anno. Maio, per come li conosco io e per quello che hanno dimostrato nella vita, nei loro viaggi e di lavoro, sono amareggiati, ma non mollano, non resistono, perché amano questo sport, ci sono legati e credono nelle proprie attività. Quindi secondo il maestro Pietro Ferrante questa trattativa non andrà in porto, i Maio manterranno la società. Poi maestro, quindi secondo te il cambio societario non ci sarà? Per me no, per me sono solo chiacchiere, anche perché la società vale, è una società sana, con questi nuovi innesti si crede ancora di rimanere, hanno sempre fatto una politica saggia, anche se il fatturato è quello che è, non ci dimentichiamo, che squadre che hanno... Fattura Modena, Ascoli e tutte queste altre società che hanno dei fatturati superiori a Lanciano stanno al nostro livello, basta vincere due partite per uscire un po' fuori da questa crisi che è solo di numeri, non di risultati, perché come gioco e come forza e come potenziale ha tutto la Virtus. Te la immagini una Virtus senza la famiglia Maio? No, abbiamo avuto altre esperienze, a parte qualche altra famiglia così, ma le soddisfazioni che ci ha dato Maio no, e penso che sia ripetibile. Quindi pensi comunque e auspichi che questo cambio non ci sia? Io me lo auguro con tutto il cuore, come sono dovuto augurare tutti i frentani. Ecco, Alessio, tu invece cosa pensi? Intanto è arrivato un messaggio che dice ci sono la Del Verde e la De Cecco, perché non coinvolgere loro? Io non so se quanto sia possibile, se ci può essere un interessamento, ma tu Alessio cosa pensi? Ecco qui il messaggio che ho citato poco fa, tu cosa pensi invece di questa trattativa? Anche perché vicepresidente Maio ha detto che questa cessione non avverrà, si è espresso sui quotidiani. Sì, abbiamo provato anche a contattare Stefano Bisogno questa mattina, è stato abbastanza sibillino nella risposta, so che oggi tu hai contattato anche l'ex presidente del Giulianova proprio per la questione, io ti dico che allora, Guglielmo non è in Italia, negli Emirati Arabi in questo momento, quindi non si è pronunciato nelle ultimissime ore. Credo che qualcosa ci sia sotto, da qui a parlare di concreta trattativa vorrei appunto vederla finita la partita, anche se l'incursione di Stefano Bisogno è stata consistente, importante, ci ha messo la faccia, tanto per non fare giri di parole, si è presentato, ho letto anche che sabato potrebbe essere presente al Biondi. Certo, qualche dubbio mi viene. C'è qualche precedente magari non edificante, indultato, eccetera. Però insomma queste sono questioni che sì, sicuramente
sicuramente poi non è che poi la storia si debba... Ecco, diciamo che questo, scusami Alessio, questo messaggio praticamente è arrivato in concomitanza con quello che ho detto, ma ne ha parlato lui stesso, sono situazioni che sono superate, restano queste cose, certo colpiscono l'immaginario di questi precedenti di condanna, che poi la condanna è stata diciamo così cancellata e superata per via dell'indulto, ma insomma questo è quanto, a noi non spetta fare altro che informare, dopodiché a caso ognuno si fa il suo parere. Della vita privata, di bisogno, ci mancherebbe altro, non sono un giudice, non sono nemmeno un censore. Quello che ecco Alessio, c'è un messaggio, dice rivolto al maestro Ferrante: Pietro, vogliamo credere a quello che hai detto, diciamo al campano che è stato uno scherzo di carnevale. Me lo auguro. Perché non vedo io un imprenditore di fuori regione interessato ad un bacino che non è ricchissimo. Dai. Sì, prima Andrea, il maestro Pietro Ferrante rifletteva anche sui numeri, insomma far quadrare i bilanci, lo abbiamo letto l'altro giorno sul centro, poi anche la risposta della società, non è facile soprattutto con un bacino d'utenza, non certo amplissimo e soprattutto con delle difficoltà strutturali, direi io. I campi di allenamento sono quelli che sono. Io vedrei una Virtus che ha proiettato il Lanciano bene con la serie cadetta, ma Lanciano intesa come struttura, come risposta, non ha risposto benissimo. Ecco Alessio, c'è un altro messaggio, Alessio, un altro messaggio che ci è arrivato di un nostro amico da casa che dice i Maio chiedono garanzie prima di eventualmente fare il passaggio, ecco qui, vogliono garanzie di continuità ed economiche, anche il figlio di Angelucci disse la stessa cosa per assicurare gli sportivi quando fu ceduta la società a Di Stanislao, sappiamo come è andata a finire, ecco. Ancora conferma del fatto che tra i tifosi c'è un briciolo di preoccupazione, no, sotto questo profilo. Io credo che di preoccupazione ce ne sia molta di più, ma sai perché Andrea? Perché siamo abituati a conoscere Guglielmo, che insomma ci ha sempre messo la faccia, il papà Franco certe volte ha sclerato, come si suol dire, ma lo ha fatto sempre a fin di bene, sappiamo tutti quanto ha tenuto a questa squadra, la stessa presidentessa magari ha centellinato gli interventi ultimamente, ma la faccia ce l'hanno sempre messa. Forse quello che preoccupa di più la tifoseria rossonera è affidare la squadra a delle persone che fino a questo momento, fino a 15 giorni fa, erano dei perfetti sconosciuti per la realtà frentana, e forse questo è l'elemento destabilizzante. Non so se sei d'accordo, maestro. Sì, anche perché oggi farsi pubblicità nel calcio è a zero lire, facile, basta parlare, mettere poi dei soldi sul tavolo rimane un po' più difficile. Va bene, Alessio, sì. Alessio, se sei d'accordo dobbiamo andare in pubblicità, dopodiché cambieremo pagina, abbiamo dedicato, come era giusto che fosse, l'apertura di Virtus Style, questa prima mezz'ora abbondante alle vicende societarie che tanto stanno a cuore ed è inevitabile, i tifosi della Virtus, poi dopo questa pausa ci concentreremo più sulle cose di calcio, abbiamo tante rubriche, abbiamo la partita di Vicenza di cui parlare e la prossima partita che è uno scontro diretto vero e proprio contro il Modena da attenzionare, ricordando che oggi la Corte Federale d'Appello ha restituito il punto di penalizzazione al Cesena. Il Cesena non lotta per le parti basse della classifica ma per le parti alte, il Cesena ha riavuto indietro il punto che era stato tolto in primo grado, tutto questo appunto dopo la sentenza odierna della Corte Federale d'Appello. Allora noi andiamo in pubblicità, linea Gianni D'Areo, poi rientriamo. Di nuovo Virtus Style, grazie perché ci state scrivendo in tanti e lo immaginavamo dato il momento, ora però parliamo più di calcio giocato, stiamo per lanciare il TG Style perché dobbiamo recuperare il tempo che abbiamo perso, ma anche giustamente per parlare delle vicende societarie. Renzo Valbonesi già prima aveva accennato a questo aspetto, no? Maragliulo che non ha certo la bacchetta magica, però ha proposto qualche aggiustamento che almeno in questa prima partita ha portato grande giovamento. Ovviamente l'allenatore che subentra
allenatore esonerato, fa delle modifiche e lui queste modifiche ha indovinato, le ha fatte bene, perché domenica il Lanciano si è visto subito che era in giornata. Il Vicenza era un po' sottotono, però delle volte si è sottotono quando la squadra avversaria ti fa stare sottotono. Il Lanciano stava molto bene in campo, basta vedere il primo quarto d'ora, che abbiamo avuto anche un'altra occasione lì con Ferrari, quella clamorosa, faceva il paio con quella di Matteo D'Ascoli. Si è visto lì che è un po' che non gioca, però c'è da dire che il Lanciano ha condotto la partita per 90 minuti in pratica e poi ha fatto due grandi gol. E onestamente lì il primo gol che ha fatto Di Francesco, ecco, sta diventando molto forte questo ragazzo, perché è una mezzala, un esterno, diventa forte quando riesce a fare anche dei gol. E lui mi sembra che ha la gamba giusta. Sì, ultimamente stia facendo anche dei bei gol, tra l'altro. Oltre che pesanti, perché il gol che ha fatto, che abbiamo vinto 1-0 in casa. La Povercelli. Lì forse il difensore l'ha visto un po' basso di statura, ma il ragazzo ha preso posizione, è saltato davanti e ha schiacciato bene il pallone. E questo è un gran gol quello che stiamo vedendo. Poi c'è anche da dire che il gol che ha fatto Ferrari, anche quello è un gran gol. Molto bello. Ha superato due persone in area, è passato in un colpo solo, è passato in mezzo. Quindi adesso quello che c'è da augurarsi è la partita contro il Modena, quella è la partita della riconferma. È molto difficile perché è una partita a spareggio, certo. Quindi troveremo un Modena che darà il massimo, darà tutto. Sì, tra l'altro senza Galloppa, stagione finita, anche Bentivoglio sarà fuori 2 settimane questo, e mancherà anche lui, questo. Con Granoce che è tornato in panchina, ma chiaramente viene da una lunga inattività. Sì, ma chi entra al posto di questi giocatori sarà sicuramente agguerrito. Si sa che le riserve aspettano l'occasione per entrare in squadra, quindi venderanno cara la pelle, e riconfermarsi è sempre molto difficile. Comunque io sono fiducioso dopo aver visto domenica. Allora, visto che siamo in tema di paragoni spropositati un po', prima il senatore Razzi ha detto sembrava Maradona, Federico Di Francesco. Sì. Poco dopo il gol, adesso Gian Cristoforo in diretta ha detto mi ricorda un'azione alla Cristiano Ronaldo, forse più un gol alla Cristiano Ronaldo per questa diciamo così, progressione impetuosa e questo destro fulminante sotto l'incrocio. Vogliamo rivederlo Gianni un'altra volta con tanto di replay, perché è un gol bellissimo. Lui va a prendere palla nel cerchio di centrocampo, sradica palla all'avversario, parte, supera un avversario, ne supera un altro, ne supera un altro e poi botta dal limite all'incrocio. Gol davvero bellissimo, che si è costruito da lo ha inventato lui dall'inizio alla fine, Francesco. Ma avete detto già, siete degli esteti. E più alla, degli esteti. Alla Cristiano Ronaldo, purtroppo siete più degli Ronaldo esteti. Che Maradona. Io dovrei esserlo più io da architetto, ma voi siete degli esteti. Invece io vorrei sottolineare dal punto di vista atletico quello che ha fatto questo ragazzo, ma non tanto diciamo lo scatto, più che altro la progressione. Ma arrivare lucido, lo faccio vedere adesso, ecco, in questo momento nel fare quella finta di rientrare e invece mettersela di nuovo sull'esterno per tirare, cioè lui era già lucido, già sapeva che doveva fare quello per poi andare a tirare, e dopo averlo fatto con questa progressione, un minimo al preparatore atletico glielo dobbiamo dare, certo. Sta molto bene, fisica, molto vero? Bene atleticamente. Sì. Come lucidità parlo io, lucidità no, nell'arrivare. Lui è arrivato lì proprio bene, in condizioni buone. Ti dirò, sulle gambe. Mi è sembrato più Messi. All'inizio quando è partito più Ronaldo, però alla fine quando ha superato due. Ecco qua. Sì, quando lui supera due persone mia... lì. Mi è sembrato più Messi. Abbiamo scomodato il top di tutti i tempi. Sì, a livello calcio. Però la prossima partita poi ci troveremo a dirgli male, perché non è che questi gol nascono, se capitano sempre. Si passa dagli errori di Matteo e Ferrari a questo gol, ma peraltro che dire anche della rete di Nicola Ferrari su assist di Francesco. Bellissimo. Ma lui con un dribbling è passato in mezzo a due avversari e poi ha piazzato la palla nell'altro angolo, anche quello è stato un signor gol. È stato eccezionale, perché superare due uomini così, passare in mezzo in area e poi piazzare la palla sul secondo palo, è un gran gol, sono gol che capitano ogni tanto, ne capitano sempre. Allora, parleremo, continuiamo a parlare di Vicenza Virtus Lanciano tra poco, ma è il momento delle TG Style che andiamo a gustarci.
Buonasera amiche ed amici. Ebbene, dopo ben 420 giorni, il Lanciano è tornato a vincere in trasferta. Grande vittoria! Bisogna solo prendere convinzione nei nostri mezzi e non ce ne sarà per nessuno. Sono invincibile, sono invincibile, sono invincibile, sono invincibile, sono invincibile. Un super bravo al nostro nuovo mister Primo Maragliulo, salentino di nascita e di cuore. Mister, questa è tutta per te. Currani senza ramica sul suona, currani senza ramica sul suona. E hai, il cuore mio, 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 che sul tonico. Menzione particolare va a Federico Di Francesco, ma avete visto che gol ha fatto? Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Le nostre ultime 18 finali le dobbiamo giocare al top, perché noi tutti vogliamo rivivere questi momenti. Io ho finito, vi do appuntamento alla prossima puntata, nella speranza che anche contro il Modena arrivino i 3 punti. Buonasera. Grazie a Maria Teresa e a Marcello Ruggero che hanno confezionato questo splendido TG Style. Allora, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, abbiamo visto Pelé in fuga per la vittoria, abbiamo visto la telecronaca su un gol di Neymar sovrapposta al gol di Francesco, veramente li abbiamo scomodati tutti, i migliori in assoluto. Cioè, grazie. Non ci manca, assolutamente no. Poi Primo Maragliulo, come abbiamo visto, la terra della pizzica, terra del sole, del mare, quindi... Che non sia un raggio di sole a portare questo raggio di sole a portare il Lanciano verso la salvezza. Torno da Alessio Giancristofaro che vedo in ottima compagnia. Alessio, ci ascolti? Forse in questo momento. Ecco, Alessio, ora ci ascolti. Alessio. No, evidentemente c'è qualche problema nel ritorno audio per Alessio Giancristoforo. Se ci sei, batti un colpo, Alessio. No, ancora non c'è. Però, tornando al gol di Alessio di Francesco, ci sente ora? No, probabilmente no. Gol di Di Francesco, bisogna dire che all'inizio della stagione Di Francesco era in teoria uno dei tre attaccanti, uno degli attaccanti del tridente. La stagione di Di Francesco in realtà ha avuto una svolta da quando è stato reinventato mezzala e questa è stata un'intuizione di D'Aversa. È questo quindi effettivamente il ruolo suo per giocare a certi livelli? Beh, sembra che qui stia rendendo ancora di più. Anche prima rendeva, però... Incideva di meno, esattamente. Sull'esterno, adesso ecco perché prima ho detto sta proprio crescendo questo ragazzo, perché ha cominciato a segnare. Evidentemente il ruolo di mezzala si trova più al centro, perché anche l'azione che abbiamo visto da lui l'ha fatta centralmente. Sì. E fare un'azione così centralmente non è tanto facile, quindi abbiamo scomodato i campioni, però ne valeva la pena. Anche se ora con questo modulo che abbiamo visto all'opera, diciamo il ruolo della mezzala vera e propria non c'è, se l'intenzione è quella di giocare con un 4-4-2 o 4-4-1, no Francesco? Sì, hai ragione, però
Adesso mi metti un po' in difficoltà perché a questo punto che percentuale diamo ad Aversa e che percentuale di averlo rinserito? Tutte le considerazioni che facciamo sono relative a una partita fatta da Maragliulo, che non è certo, non può essere considerato un mago autentico. Sicuramente. Qualche merito però lo avrà, ma tutto va confermato. Però prima il Valbonesi diceva giustamente che non è soltanto il ruolo che uno ha in campo, ma è anche la formazione che uno mette in campo, quindi vuol dire che la composizione di questa formazione ha fatto bene a questo ragazzo. Sai che succede? Tante volte questi ragazzi che sono veloci, quindi si pensa che vadano sempre meglio sugli esterni, è vero. Perché vanno bene anche al centro. È vero. E poi risbuca il Bastola di turno che è tornato a fare l'esterno come faceva quando era più giovane, no? E si pensava non lo potesse fare per una questione anagrafica. E invece le caratteristiche sue, forze anche a tre cilindri, gli permettono di andare bene lo stesso. Quindi torniamo al vecchio allenatore, lui è arrivato alle tre qua da una settimana, quindi se questa squadra sta bene atleticamente, il merito è anche dell'allenatore precedente. Certo. Anche perché non è che l'allenatore ad Ascoli meritasse di perdere. A Ascoli lì abbiamo sbagliato 3-4, addirittura abbiamo tirato fuori dei palloni da dentro la porta, quindi se avesse vinto anche lì non c'era niente da dire. Certo. Poi la partita col Trapani effettivamente è di quelle partite che ti fanno capire che forse è il caso di cambiare, perché quando vedi quel piattume, anche se dopo un quarto d'ora abbiamo avuto un'occasione a 5 metri dalla porta dove forse lì il nostro centravanti era sicuro di fare gol, noi l'abbiamo sbagliato e loro sul rovesciamento di fronte hanno segnato. Però la riprova ce l'abbiamo col Modena, perché non dimentichiamo che scusate, mi interrompo, non vorrei perdere il segnale giusto. Alessio, ci senti ora? Non ci sento. Alessio? Purtroppo continuiamo a non sentirlo e insomma, mi dispiace perché è in buona compagnia, forse è emozionato, non lo so. Allora facciamo una cosa, andiamoci a vedere le pagelle perché ci daranno ulteriori spunti. Pagelle ci sono. Voti belli e non può essere altrimenti. 7 per Maragliulo, abbiamo parlato tanto di Francesco, voto 8. C'è un bel voto, un bel 7 per un ragazzo di cui sentiremo parlare in futuro, ora a Lanciano, ma in futuro magari ad alte sfere, ed è Mattia Vitale. Sì, sì, torno all'estetica.
è uno di quei, secondo me, predestinati che anche un non cultore della materia, vedendolo muoversi in mezzo al campo, riesce a dire questo avrà un futuro. Certo. Perché ha proprio quelle movenze a testa alta di uno che sa il fatto suo e, diciamo, un predestinato. Dovrà solo coltivare e farsi le ossa, però a noi ha dato... ci ha portato tanto in questo momento, nonostante sia un giovane, ecco. Perché poi i giovani hanno queste difficoltà dove si lotta e subito buttati nella mischia, e invece lui ha saputo, sarà scuola Juventus. Sì, ma infatti volevo dire a Renzo, quello che ha sorpreso è come questo ragazzo che già dalla prima partita del 2016, appena arrivato, pochissimi allenamenti, prende in mano le redini del gioco. Proprio così. Ha dimostrato grande personalità e buon possesso di palla, un bel dribbling. Si vede. E senza strafare. Sì, faceva, non è che abbia sbagliato chissà che. Poi noi non è che abbiamo pregiudizi nella maniera più assoluta, però in questa sede più volte abbiamo detto che il rendimento di Bacinovic non ci piaceva. Ora è anche incappato in qualche altra disavventura, non è stato convocato. Ma quello di solito aiuta. Però, aiuta? Beh, come la penso io, aiuta. Sì. Però lui è forse l'unico che non ha aiutato, è una questione proprio di volontà forse. Stare fuori un paio di partite fa anche bene. Alessio, ci senti? Speriamo Andrea, che sia... Ecco, finalmente. Qualcosa riusciamo a percepire. Tu ti chiederai chi è questa ragazza. Sì. Che anche dalla regia mi hanno fatto questa domanda. È Fiamma, lei ha un'attività commerciale a Lanciano e segue anche le vicende frentane dei rossoneri. Fiamma, buonasera. Buonasera a voi. Allora, insomma, tu Lanciano in qualche modo la conosci, perché? Perché ho iniziato un'attività in collaborazione con Pietro Ferrante, quindi produciamo brand Made in Italy, bracciali, What If e Pietro Ferrante, e quindi ho iniziato così la mia nuova esperienza a Lanciano tramite questa fabbrica. Come ti trovi a Lanciano? Molto bene, molto bene. Infatti stiamo parlando della nuova collezione bianco-nera che almeno forse supporterà questa ripresa di Lanciano. Ecco, a proposito, il momento del Lanciano non è stato certo brillantissimo. So che segui anche le vicende della famiglia Maio, della Virtus. Sì, infatti auspichiamo al miglioramento prossimo. Senti, Lanciano ti piace come città? Molto. Molto, devo dire che sono rimasta contenta e soprattutto lavorare in Italia finalmente ha un senso quando lavori su un territorio del genere. Investire a Lanciano è un'impresa oppure ci sono buoni margini di... Guarda, fino adesso è andato benissimo, quindi spero che continuerà ad andare così, sempre in salita. Pietro Ferrante è un super tifoso rossonero. Certamente, è stato lui che insomma ci ha portato a conoscere questa squadra in modo più profondo. Andrea, dallo studio, qualche domanda per Fiamma? Allora, vedevo Francesco Cotellessa interessato. Sì, sì. Fiamma, allora, perché non fai lo sponsor alla mia squadra di calcio a 5 femminile? Visto che proprio... fai i bracciali e... allora, sarebbe una bella cosa. Il nostro ospite Francesco Cotellessa è il presidente di una squadra di calcio a 5 femminile. Chiedeva, almeno prova ad interpretare il suo pensiero, se segui lo sport, anche il calcio femminile. Sì, lo seguo naturalmente in modo diverso, però siamo sempre donne, quindi seguiamo anche quello. Il mondo del calcio femminile si sta implementando anche con molta fatica, però? Però, vabbè, sta crescendo pure il rugby femminile, quindi diciamo perché non deve salire velocemente anche il calcio. Quindi tifiamo anche le giocatrici femminili. Andrea, altre domande? Bene, guarda Alessio, noi siamo anche abbastanza in là con i tempi, quindi se hai qualche curiosità tu lascio a te, poi dobbiamo andare in pubblicità non appena avrai concluso tu. Lascio a te la possibilità di congedare la nostra graditissima ospite. Guarda, saluto Fiamma, ciao Fiamma. Ciao a voi. Ciao, ciao, grazie Fiamma. Forza Lanciano. La prossima collezione What If, bianco, rossa nera.
Allora, la prossima collezione sarà rossonera. Andrea, io ti restituisco la linea, ci sentiamo per i prossimi interventi. Perfetto, grazie a te Alessio, grazie a Fiamma. Andiamo a vederci una nuova rubrica, come si chiama, Marcello, aiutami. Il cartellino rossonero, che ci andrà un po' a dire come sono andate le cose dal punto di vista arbitrale. Il cartellino rossonero, pubblicità e poi rientriamo. Il fischietto di Vicenza Virtus Lanciano è stato Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini. Il direttore di gara romagnolo è nato il 10 aprile 85, risiede a Riccione e di professione un vigile urbano, origini sannite per l'arbitro. La famiglia del papà, maresciallo dell'aeronautica ed ex assistente Cambì, è originaria di San Salvatore Telesino, quella della mamma di Baselice. Quest'anno Rapuano ha diretto 3 volte il Lanciano, 2 volte con esito negativo per i frentani. L'ultima direzione a Vicenza è stata invece vittoriosa per i rossoneri. In definitiva, nei 98 minuti complessivi di gara, il fischietto romagnolo dispensa 4 gialli tutti ai frentani. Gli assistenti e il quarto uomo si sono limitati a gestire l'ordinaria amministrazione. A supporto proprio di Rapuano, il nostro voto è dunque 6, prestazione senza particolari negatività per il fischietto classe 85 della sezione arbitrale di Rimini. Eccoci qua, siamo rientrati nell'ultima parte di Virtus Style. Abbiamo visto la rubrica cartellino rosso-nero. Tra poco andremo ad ascoltare anche l'angolo della critica firmato da Franco Battistella. Però torno da Renzo Valbonesi. Questa partita di Vicenza, che abbiamo avuto modo, insomma, un po' di commentare, deve essere un po' la molla e lo stimolo per fare sempre meglio. È anche vero, si dice spesso, che i giovani ti portano in alto e ti portano in basso con grande facilità. Speriamo non sia così, bisogna coltivare questo talento giovane. Ma secondo me questa partita non fa altro che dare morale, cioè dà fiducia. Quando una squadra vince fuori casa 2-0, la domenica, intanto durante la settimana si allenano molto bene i giocatori, perché un conto è allenare una squadra quando perde 3-0, è un conto è il morale di chi vince 2-0, quindi i ragazzi li troveremo sicuramente preparati. Senti, di questi nuovi, Renzo, Milinkovic, poi Giandonato, che è un quasi lancianese, lui originario di Casoli, il papà Mario, giocatore e poi allenatore, lo ricordo, insomma, ad Atessa, poi i vari Bergamini, Milinkovic, come li vedi? Che profili sono? Guarda, io prediligo molto i giocatori più o meno del posto, perché quando un giocatore come Giandonato va in campo la domenica a Lanciano e si vede con 30-40 parenti, 200 amici, lui non può fare altro che fare bene, certo. Quindi deve correre, perché sennò poi quando esce tutti lo criticano, certo. E quindi secondo me non può fare altro che migliorare. Che profili sono questi che abbiamo ricordato, che peraltro sono stati presentati ieri pomeriggio? I vari Rocca, Bergamini, Giandonato, Milinkovic. Allora, sono sicuramente... Allora, siccome si trovano qua, e sappiamo perché si trovano qua, perché lo scambio è stato li do in prestito o li pago, li facciamo fare l'esperienza, dalle squadre di provenienza non mandano persone che non hanno possibilità di fare esperienza, e quindi questa è già una garanzia. Io l'unico dubbio che ho, che poi me lo sono anche subito levato grazie all'allenatore, è quello della gestione del giovane. Perché anche nel caso mio, personale, gestisco tanti giovani, e il giovane è per definizione quello che non ha esperienza, per definizione quello che non ha esperienza, e per definizione purtroppo è quello che
ha bisogno di consolidare anche la sua parte psicologica, quindi è più vulnerabile dal punto di vista di un qualcosa che potrebbe andare male, dell'inserimento, certo, eccetera, eccetera. Però sono sicuro che la nostra squadra e la nostra, voglio far rientrare la nostra lancianesità, è quella che è riuscita sempre ad accogliere persone che venivano da fuori e anche, certo, i giovani, e farli rendere al massimo. Quindi dovranno crescere e loro dovranno dimostrare quello che valgono, ma hanno tutti i presupposti per fare bene in questo ambiente, certo, e di questo sono sicuro. In questo caso abbiamo anche l'allenatore adatto, perché e dicevo, l'allenatore mi ha dato la sicurezza, perché lavorare con i giovani qua, sì, forse non si sa, e attualmente lo fa anche qui il nostro Renzo, lavorare con i giovani è, sì, difficile, e ti porta ad arrivare ad una competenza, sì, che è quasi superiore a quella di un allenatore che viene preso per, sì, amministrare, sì, sì, grosse, sì, squadre, perché il giovane lo devi far crescere, lo devi formare, devi e fare, lo devi allenare. Certo, lo deve far crescere, poi si sa che i giovani delle volte hanno degli alti e bassi, esatto, e qui Maragliulo, che parecchio tempo che fa questo mestiere con i giovani, lui sa benissimo, capta subito fare il momento. Però personalmente sono contentissimo che abbiamo dei giovani, cioè non lo vedo come un lato, sì, negativo, sono contentissimo che abbiamo dei, anzi, giovani. Anzi, forse è proprio la loro spensieratezza che può aiutare a venire, sì, fuori da questo momento, secondo di sì, impasse generale. Sì. Penso di sì. È il momento di vedere alcuni messaggi, vi ringrazio perché ci avete scritto, anche se vi raccomando di non usare termini un po' fuori posto, altrimenti il nostro software li caccia indietro. Li seleziona. Come va la squadra femminile? C'è intesa con la Virtus? Per il presidente Cotellessa. Io non lo so se devo rispondere a sta cosa qua, perché sinceramente motivi di collegamenti e prostituzioni varie in tal senso da parte mia ci sono sempre stato, non a livello di soldi, solo di joint venture, perché per esempio nella serie A nostra, come Salernitana, Perugia, altre squadre, non solo nel campionato, hanno tutte una collaborazione con la squadra di calcio maschile che si trova in Serie B e che dà loro il pullman per andare fuori casa, eccetera, eccetera. Io ho e non voglio sapere le motivazioni, ho trovato sempre una indisponibilità anche a questo, quando invece una squadra di calcio maschile con una squadra di calcio a 5 femminile, sarà anche obbligatorio, se non sbaglio, sarà obbligatorio. No, è già diventato obbligatorio per quanto riguarda avere un numero di giovani sotto i 12 anni all'interno della squadra professionista. Okay. Però questo non deve essere solo all'italiana, cioè che si prendono i tesserini di 20 e di 20 ragazzine, sì, e si fa vedere, bisogna formarle le ragazze, certo, come facciamo noi. Certo. Ecco. E auspicherei a questa joint venture, perché sono prima di tutto un tifoso e quindi mi piacerebbe, ma non sono mai riuscito ad ottenerlo. Ok, prossimo messaggio. Non è facile. No. Siamo stati già morsi da lupi in passato, teniamoci il lanciare in Abruzzo. Andrea, uno di noi, complimenti. Grazie Maurizio, che ringrazio e lo saluto. Andiamo avanti al prossimo messaggio. Abbiamo parlato diffusamente della situazione societaria all'inizio della trasmissione. Il tuo bisogno fattelo a casa tua. Messaggio. Siamo anche simpatici, cioè, non è che siamo rotellisti, figurati se simpatici. Già. Ma l'azione neopopolare si dovrebbe fare, il sindaco prendesse in mano questa proposta, ma perché noi lancianesi siamo così sfortunati, Gino? Beh, sono situazioni che nel calcio ciclicamente si possono ripetere. Tutti i mali vengono per nuocere. L'azionariato popolare ha trovato uno sfogo ad Ancona. Ancona può essere un modello. È difficile. Certo, immagino. Che l'altra volta, andando via di Stanislao, abbiamo trovato Di Maio. Mai un imprenditore, se bisogna mettere sul tavolo quanto richiesto e riescono a rientrare dalle loro esposizioni, chi se ne frega della continuità o dei tifosi? Firmato da Franco. Va bene, questo è un messaggio cinico. È un pragmatico, perché poi i tifosi, sì, cioè chi è sentimentale, certo, interessa avere la continuità. Da imprenditori, se ci sono i numeri per fare l'operazione e conviene economicamente a chi vende. Avanti con il prossimo. Finalmente, gioco verticale, intraprendenza, squadra rivoltata, suppongo.
rivolta verso la porta e serenità. Grazie, grande, nuovo e giovane mister, Primo Maragliulo, evidentemente. Un messaggio improntato alla fiducia e all'entusiasmo. Quello pia la palla a metà campo e va in porta, certo. No, ma questo concetto, di verticalità che non si aveva più, quindi sta ricerca di andare verso la porta e non rindietreggiare con passaggi di... Troppo fraseggio. Era diventata una sindrome del nostro tifoso. Attenzione, chiunque in questo momento delicato sguazza con cinismo e sregolatezza, soprattutto contro la società, non fa altro che fare male alla Virtus. Egregi tifosi, se isoliamo questi signori, aiuteremo sicuramente la nostra squadra. Questo è un appello alla compattezza dunque, da parte di questo tifoso. Non è per la vittoria, ma ho assistito alla partita finalmente con un rinnovato entusiasmo. Grazie mister. È un aspetto questo che si è percepito in maniera evidente, questo entusiasmo, questo rinnovamento, questa spensieratezza, questa sfacciataggine, quella buona. Questo gioco più verticale che lo fanno i giovani, però i giovani tendono meno a fraseggiare, vanno in avanti. È vero. Delle volte perché lo fanno alla Sarri maniera. Guardate che Di Francesco è sempre stato una mezzala, tranne che le prime 10 partite, schierato alta sinistra, a piedi invertito, da uno strano inventore. Questa è una stilettata ad Aversa, evidentemente, da questo amico da casa. Ce ne sono degli altri. Buonasera a tutti. Per i voti Cragno avrebbe meritato 7,5, avendo salvato il risultato almeno due volte su palle difficile. Ferrari avrebbe almeno 7, sia per il gol sia perché fa salire la squadra e prende le punizioni. Grazie. È vero, su Ferrari pesa quella palla gol clamorosa fallita nel primo tempo, è evidente, però poi ha fatto molto bene. Questa sera la trasmissione è inguardabile, sono disgustata, scrive Manuela. Grazie, ci dispiace per te, Manuela. Avanti. Per il presidente Cotellessa, perché è difficile trovare sponsor per la squadra? Per un interesse economico o perché poco seguito? Ma vabbè, questa è una problematica, cioè va di pari passo con la recessione e va di pari passo a un... una manifestazione strana. Al nord, nei periodi di recessione, la sponsorizzazione aumenta perché le imprese con la sponsorizzazione vanno a mettersi nello spazio di nicchia e le altre muoiono. Al centro-sud invece le mutande tremano, allora la prima cosa che si frena è la sponsorizzazione. Purtroppo viviamo di sponsorizzazione, lo sport vive di sponsorizzazione, perché solo nel momento in cui c'è un bisogno può darsi che non avrei bisogno di sponsorizzazione. Bella questa. Allora vedo che c'è Alessio pronto, però andiamo a vederci l'angolo della critica di Franco Battistella, poi rientriamo e andiamo da Alessio Giancristoforo e il maestro Ferrante. Urlo alla luna e al sole le inutili parole che nessuno sta a ascoltare. Allora ho voglia di bruciare gridando a squarciagola come Savonarola. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Buonasera a tutti e benvenuti all'angolo della critica. Finalmente con il sorriso, non ho nulla da criticare questa sera, perché quello che mi auspicavo da mesi finalmente si è avverato: vedere Maragliulo sulla panchina della prima squadra. Un allenatore che ha dimostrato di saperci fare con la primavera, partendo dalla gavetta, e ha ottenuto degli ottimi risultati e ha dimostrato, per come ha messo in campo la squadra in questa prima sfida, davvero di essere molto bravo. I giocatori si sono sentiti, a mio avviso, liberi di esprimere le loro qualità, hanno giocato una bellissima partita, la squadra è stata ben messa in campo e la vittoria più che meritata. È vero che abbiamo subito anche un paio di occasioni importanti, ma quelle che abbiamo proposto sono state sicuramente di più di quante ne abbiamo subite. Quindi questo è davvero il vedere la luce in fondo al tunnel. Mi auspico che anche il proseguo del campionato sia sulla stessa riga, sulla stessa identità di questa squadra messa così in campo, per cui credo che qualche possibilità adesso in più di salvezza ce l'abbiamo. Ora dobbiamo continuare, come dicevo, su questa strada, ma dobbiamo anche recuperare qualche giocatore. Un giocatore come Bacinovic giustamente è messo fuori squadra e sappiamo tutti i motivi per cui è stato messo fuori. È un patrimonio della società e quindi va recuperato.
Io credo che un giocatore del genere vada seguito anche al di fuori del campo, perché le qualità tecniche di Vlahovic non si discutono e quindi questo giocatore va recuperato in tutti i modi perché può esserci utile. Abbiamo visto un grande Ferrari che si è dato da fare in tutti i modi, ha recuperato palloni, li ha distribuiti, un Di Francesco con un gol strepitoso e anche la difesa ha retto piuttosto bene. Per non parlare del portiere, veramente bravissimo anche nelle uscite. E questo è lo spirito che vogliamo vedere. Adesso il tifo intorno alla squadra deve crescere, deve essere più compatto e dobbiamo dare una mano a tutta la società per andare avanti in questa salvezza. Sono convinto che la partita di Modena può essere, con il Modena può essere davvero il trampolino di lancio che ci fa fare la differenza. Questi tre punti li dobbiamo prendere e dobbiamo portare a casa questa vittoria che farà ancora di più morale e avvicinerà ancora di più i tifosi intorno alla squadra. Tifosi che erano davvero scontenti, adesso invece pian piano la voglia di fare, di incitare, si sta cominciando a riformare e questo è molto importante per il proseguo del campionato. Quindi tutti compatti intorno a questo nuovo allenatore che ha dimostrato di essere bravo e quindi forza Lanciano, battiamo il Modena e speriamo nella salvezza. Grazie per l'ascolto, risentirci alla prossima. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. E se l'amico Franco non trova da fare critiche, davvero sì. Mi sembra significativo anche lo spunto su Vlahovic, perché noi lo abbiamo criticato, ma è chiaro che se lui fa quello che è nelle sue corde, è un signor giocatore. Torniamo a Roma per l'ultimo collegamento, poi ci congediamo. Alessio, questo è l'auricolare per te. So che sono arrivati tanti messaggi per Fiamma. Per fare una battuta, il maestro Pietro Ferrante adesso annuncerà in diretta il numero di Fiamma. Vai maestro. Cellulare? Sì, così mi imbiccano. C'è un ragazzo gelosissimo. Ah, peccato. Ecco, ha chiarito anche un altro aspetto, ha un ragazzo gelosissimo, quindi ai vari Francesco, al mister Renzo. Ti posso dare il mio, Francesco, ti posso dare il mio cellulare, se vuoi. Ah, è ancora meglio, ancora meglio. Grazie. Allora Alessio, siamo al carnevale cinese qui a Taiwan. Questo giornalista così ormai ha superato tutti gli esami per diventare ed essere internazionale. Allora Andrea, per far concludere, vorrei far concludere il maestro Pietro Ferrante su questa situazione. Hanno dibattuto in studio di quello che potrebbe essere il futuro, ma anche dal punto di vista tecnico. La prossima sfida determinante, decisiva contro il Modena, un'altra finale, ne mancano 18. Maestro, tu come vedi questa via? Io ci credo, visto come ha giocato questa squadra, con questi nuovi indessi, con questi ragazzi, ci vuole passione, ci vuole voglia e bisogna soprattutto crederci, come in tutti gli sport, in tutti gli hobby, credere. Alla famiglia Maio, qualora dovesse avere qualche altro e ultimo dubbio per la cessione, così si vocifera, così si paventa. Ecco Alessio, si è interrotto il collegamento audio-video. Ecco Alessio, forse abbiamo ripristinato. Sì, vai Alessio. Sì, ti dicevo, stavo facendo fare una considerazione al maestro Pietro Ferrante proprio sul paventato cambio societario. Tu maestro, se dovessi dare un consiglio, se qualora ce ne fosse bisogno, alla famiglia Maio titubante all'ultimo istante, cosa direste? Ma io non hanno bisogno di suggerimenti, perché hanno dimostrato di essere ottimi imprenditori, saperne di calcio, hanno sempre fatto bene, ci hanno fatto divertire, dobbiamo essere solo grati a loro. Andrea, va bene, io ti ridarei la linea. Ti saluto, ti ringrazio con tutto il cuore, a te e l'immenso Marcello Ruggero. Anche perché dobbiamo brindare qui al Capodanno cinese. Beati voi! Beati. Vorrei essere lì con voi, Eh sì, Andrea, 2 ore e mezzo di macchina, puoi arrivare tranquillamente qui. È vero. Ambasciatrice, magari puoi portare gli amici Francesco e certo. Sì, così recupero, dai. Va bene, va bene.
Un abbraccio forte, noi ci vediamo. Anche a te, al maestro Pietro Ferrante. Lanciano Modena. Ciao. Certamente, certamente. Grazie, buona serata e buon Capodanno cinese al maestro Ferrante e ad Alessio Giancristoforo, che ritroverete mercoledì prossimo qui. Diamo uno sguardo alla classifica, poi ci salutiamo, andiamo anche con il giudice Cancelli, pronto a gasarsi, a dare la giusta chiusura a questa trasmissione. Perché è importante Virtus Lanciano-Modena? Perché la classifica dice che se la Virtus batte il Modena, scavalca la squadra di Crespo, se non altro resta a pari punti con la Salernitana e probabilmente la Virtus entra in zona play-out o addirittura potrebbe entrare in zona salvezza in caso di risultati particolarmente favorevoli. Però è una gara assolutamente importante, ma importante con la I maiuscola, e non lo diciamo tanto per dire, perché la classifica lo dice chiaramente. Renzo Valbonese, la classifica è molto corta, lì basta vincere una partita, agganci sicuramente la Salernitana, il Modena, passi davanti, quindi ci sono tutti i presupposti, qui non, la situazione non è drammatica. Non è buona, però è giocabile. Abbiamo molte possibilità, secondo me. Francesco? Sì, diciamo che guardare la classifica, si fanno sempre dei calcoli probabilistici che ti portano a stare sempre nella zona salvezza. Il problema è che se le fanno pure quelli delle altre squadre, gli stessi calcoli, e quindi quello che dobbiamo pensare è soltanto veramente, come si suole dire, partita per partita. Ci chiedono i punti penalizzazione, oltre a quello che già c'è, potrebbe arrivarne un altro, al massimo altri due, per vicende per le quali già c'è il deferimento. Questo è il problema, che non possiamo farci calcoli adesso, veramente, anche con questi due, alla tre, fine uno... ti vai a salvare per un punto, due, certo. Se qui ce li tolgono... Certo, questo è anche vero. Però intanto l'auspicio è che la squadra possa fare punti, perché poi chiaramente il rammarico non resterà, non sarà per la quello che sarà fatto in campo, ma magari per il di fuori. Per fare bene domenica. Mi dispiace per il Lanciano, ma nel prossimo campionato sicuramente non ci incontreremo, perché noi in A e voi in puntini puntini, sempre solo Forza Pescara da Paolo. Va bene. Sì, questo è... come l'anno scorso. Eppure probabile, però per noi è un piacere che loro sono in A e a noi un piacere se rimaniamo in B. Assolutamente, può essere pure che non ci si rincontra col Pescara, perché il Pescara è in A e il Lanciano resta in B. Staremo a vedere, dobbiamo chiudere. Io ringrazio tutti coloro che hanno scritto, tutti coloro che hanno seguito questa trasmissione. Abbiamo ringraziato da Roma Alessio Giancristoforo, che ha portato, oltre che fiamma, anche il maestro Pietro Ferrante e il senatore Antonio Razzi. Ringrazio anche Francesco Cotellessa e Renzo Valbonesi. Grazie. Ringrazio Gianni D'Areo in regia e Marcello Ruggero alle camere, alla produzione dei servizi. Non andate via, perché ora dobbiamo chiudere con la sentenza, una sentenza che è passata in giudicato, quella del giudice Giampiero Cancelli, poi la sigla, la rivederci con Virtus Style, con Alessio Giancristoforo a mercoledì prossimo, e sabato diretta stadio con Alessio, con me e con tutti gli altri di diretta stadio per la partita Virtus Lanciano Modena. Grazie ancora e buonanotte. In nome del popolo frentano dichiaro aperta l'udienza. Oggi andiamo ad analizzare veramente con la lanterna la partita di Vicenza, visto che la squadra comunque dopo tanto tempo ha riportato una bella vittoria fuori casa che mancava da circa un anno. Quindi con il lumicino andiamo a vedere i piccoli errori della squadra allenata ora da Primo Maragliulo. Il primo aspetto che porto a processo oggi, qualche errore per qualche passaggio d'appoggio, soprattutto a centrocampo, che ha fatto ripartire qualche volta la squadra di casa. Però insomma, quello che si è visto è un gioco semplice e efficace che comunque ha riportato i tre punti a casa. Questo è il filone da seguire per, secondo me, arrivare verso la salvezza.
Il secondo punto è appunto è proprio questo, trovare la quadratura del cerchio, quindi collaudare una squadra e fare in modo che si crei il gruppo, si crei l'amalgama e non si vada intorno ad Roberto D'Aversa, come faceva lui, cambiare una volta a destra, una volta a sinistra, ognuno abbia i suoi ruoli e vedrete che le cose andranno meglio. Adesso il terzo aspetto che porto al processo non è un punto sulla quale bisogna processare, ma è più che altro un appello a tutta Lanciano, sperando che si possa stringere sabato contro il Modena attorno alla squadra, perché questa volta non bisogna basarsi su numeri o su ciò che magari posso dire io, ma dobbiamo tutti quanti unirci e fare in modo che la squadra si senta accaldata e calorosa per arrivare verso la salvezza. Vi aspetto tutti quanti sabato contro il Modena. Così è deciso, l'udienza è tolta.